mondo mi vede come se fossi lui. Vai che ci sei. Quindi, vai. Sostituzione di persone. Quindi attacco terze persone e quelle persone andranno dalla pubblica sicurezza, dalla polizia postale, a denunciare il proprietario del profilo. Ci sei. Per far questo, noi però abbiamo, ognuno di noi, ringraziando Dio, ha un computer, ma c'è anche un'intelligenza per poterlo usare, no? Ovvero, deve fare, deve adottare, si dice in gergo, delle tecniche, delle soluzioni in maniera tale che questo non avvenga. Paolo Divissimo, che è un giornalista, una persona che io conosco da molto tempo, già tempo fa aveva fatto questo piccolo manuale, 140 pagine, manuale di autodifesa, in cui andava specificatamente social network per social network, abitudine per abitudine, a dare dei consigli, no, su come evitare di cadere in certe imboscate, cadere nelle maglie di Pfizer. La mail che si presenta con una certa identità non è la banca che ti sta scrivendo, è l'hacker, chiamiamolo neanche hacker, un cracker, perché l'hacker è colui che programma per migliorare il sistema, il cracker invece è quello che va a danneggiare. Quindi con questo manualetto non ce la faremo in un quarto d'ora a leggerlo tutto, ma almeno riusciremo a vedere i primi paragrafi e a capire di che cosa stiamo trattando. Successivamente, tra mezz'ora circa, sul mio blog troverete l'intero documento disponibile da scaricare a casa. No? Andiamo avanti. Quindi, questo documento viene rilasciato dall'autore con permesso di licenza pubblica aperta, quindi voi potete scaricarlo, eventualmente potete prendere anche i testi che sono contenuti dentro qua e utilizzarli a scuola per praticamente fare un vostro... la vostra tesi, una qualsiasi cosa, potete riutilizzare i contenuti di testo, l'unica cosa aggiungendo che il testo che avete prelevato proviene dalla documentazione originale di Paolo Divissimo. La maggior parte della gente che lavora nel mondo Unix, Linux, eccetera, adopera la licenza di Creative Commons, che è questa, no? Di cui permette di condividere allo stesso modo e a volte anche di poter modificare, quindi migliorare quello che è già scritto. Per chi ha fretta, no? Come vi ho già spiegato, nei social network è facile fingere di essere qualcun altro, perché io posso anche creare quelli che si chiamano i profili fake, assomigliano ai profili dell'originale, hanno la stessa foto e orientativamente, tramite degli escamotage abbastanza semplici, posso addirittura far vedere di avere gli stessi amici. Usate uno pseudonimo, perché soprattutto se siete maggiorenni e praticamente avete una casa di proprietà o comunque dei contratti di proprietà, mettere il nome e cognome può essere utile se può fare pubblicità a delle mie attività, eccetera. Se invece no, è inutile che uno abbia praticamente sul profilo di Facebook messo visibile a tutti, anche ai non amici o anche ai soli amici, ma anche agli amici degli amici che però io non conosco, la mia identità, i miei anni, dove vivo, qual è l'ubicazione di casa mia, eccetera, eccetera, eccetera. Se possibile, impostate tutto quanto quello che è previsto dalla parte opzioni dei social network. C'è la possibilità di dettagliare in maniera precisa e a proprio piacere la parte privacy del social network. Questo vi aiuta da evitare problematiche che possono venire da gente che tenta di crearvi dei problemi successivamente. Presumete che tutto quello che fate su un social network sia visibile a chiunque. Cioè, voi, come se apriste la finestra di casa vostra, no? E come siete vestiti, come siete truccati, perché vedo anche delle ragazze, no? Come viateggiate, i segni che fate dalla finestra sono visibili in piazza, a meno che non abbiate adottato un profilo di sicurezza, di privacy talmente ristretto che solo determinati amici riescono a vedere ciò che realmente fate, no? Una volta che una cosa finisce su internet, ci resta per sempre. Rimuoverla, rimuoverla davvero è realmente impossibile. Perché? Perché da più di 7 anni, grosso modo, quasi 10, i social network sono condivisi tra loro.
quindi Instagram, tutte le mie fotografie. Quanti di voi sanno che le foto realizzate dall'applicazione Instagram sono già georeferenziate? Uno. Cosa vuol dire? Se io faccio la foto con Instagram qua in questo momento, lui mi mette latitudine e longitudine o comunque un codice lungo, no? Che mi permette con appositi programmi di dire che quella foto è stata fatta alle ore tot del giorno tot presso il polo tecnologico di Pordenone. E questo la maggior parte delle persone non lo sanno. Metto la foto, ah, ero in montagna, l'altro ti dice no, eri in montagna una settimana fa a mezzogiorno un quarto verso la baia, sì, verso la baita XYZ. Come ha fatto a saperlo? Perché dentro nella foto di Instagram risiedono questi che si chiamano metadati. Ok, nei cellulari, come comprate un cellulare? Fate l'attivazione della SIM con internet eccetera, avete che cosa? La geolocalizzazione attivata. Se avete un profilo Google, no? Se avete un profilo Gmail e io conosco il vostro nickname, io riesco a trovare una mappa, a vedere tutti quanti i vostri percorsi, vedendo qual è il punto di massima, può essere o casa vostra o il vostro posto di lavoro. Sapere quante volte fate quel percorso, a che ora lo avete fatto. Se conosco i vostri amici che hanno la georeferenziazione attivata, riesco a vedere addirittura se eravate assieme. Non fidatevi mai di messaggi in rete provenienti da pseudo social, che non lo sono, che vi chiedono di cambiare password. Non inseguite i link che vi promettono di migliorare la vostra privacy, perché lo potete fare voi personalmente facendo login nell'applicazione e andando a modificare le opzioni di privacy. Nessun social giustamente riconosciuto come sicuro vi manderà mai un link via posta elettronica per cambiare le opzioni di privacy. Un altro problema che abbiamo in Italia è che i media, non i social media, i media adesso sono anche sui social media, sto parlando dei giornali e dei telegiornali, spesso, molto spesso, hanno dei giornalisti che non sono approfonditi nella materia dell'informazione. Ogni tanto trovate scritto, no, delle cose che spesso sono equivoci, liti tra vari giornali di chi scrive meglio l'articolo, o sistema imbarazzante, no, dovuto a una incompressione del giornalista che era presente alla tale riunione. Scrive fischi per fiasco. No? Spesso i social media tendono a fare, cioè i media dei giornali tendono a fare la stessa cosa che fanno i giornalisti, cioè avere un audience maggiore per poter vendere il servizio. Ma le notizie che sono presenti a volte non sono quelle che sono reali. E questo è accaduto due settimane fa, quando io e altre persone abbiamo segnalato il discorso della WPA2 crack, cioè che è stato scoperto che tutte le connessioni wifi di tutti i client, quindi di tutti i computer, cellulari compresi, sono state bucate. E chi sì e chi no ha già provveduto a mandare la cosiddetta patch di sicurezza, che riscrive quel pezzettino di codice e ritorna a far diventare sicura la connessione via wifi tra il client, no, e l'access point, potrebbe per esempio essere questo. Se la patch di sicurezza non viene adottata, mettendo il famoso man in the middle, cioè dominio in mezzo tra uno che trasmette e l'altro che riceve, il flusso di dati, scoperta la patch mancata di sicurezza, è possibile tracciare, vedere la comunicazione dei dati via wifi. Con questa informazione sono stati alcuni giornali italiani che proprio non ne hanno scritto, perché non hanno la capacità informatica di poter trattare l'argomento. Alcuni hanno preso informazioni che sono passate sulla BBC americana, alcuni sui giornali inglesi, ma dopo l'hanno dovuto tradurre in italiano. Allora, se una persona è ferrata
nell'argomento informatico. Bene, l'utente italiano che legge italiano ha un'informazione certa e precisa, altrimenti praticamente è solo prima per l'inverno. Andiamo avanti. Ce la facciamo? No. Vabbè, dispositivi a sé, social network, livelli di privacy ne abbiamo parlato. C'è un concetto sì. Che è importante. Concetti importanti. Ricordatevi questo, nei social network, soprattutto nello Stato italiano, l'età minima per avere un profilo sui social network è 13 anni. Quindi tutto ciò che viene compiuto da persone che hanno meno di 13 anni ricadrà praticamente sui genitori che ha la patria podestà. E questa è una cosa che è già successa qua a Pordenone, di cui io sono stato un attore terzo, cioè sono stato interpellato. Che questa mamma diceva che il figlio non poteva aver scritto determinate cose sul profilo Facebook di un'amica, ho mandato delle foto sconvenienti, no? Il ragazzo aveva 12 anni. Allora la polizia postale dice: chi ha fatto il profilo? Quando Facebook nella procedura di registrazione dice: inserisci la tua data di nascita. Se la data di nascita fa un conteggio ad oggi della registrazione e l'età è minore di 13 anni, Facebook non fa la registrazione. Se io metto una data di nascita sbagliata e dico di averne 15, Facebook mi crede, ma è quando io premo il pulsante registra, è un'autocertificazione. Quindi la responsabilità di chi è? Del genitore che ha la patria podestà, il quale viene chiamato dalla polizia postale, e se il querelante vuol portare la storia in tribunale il percorso è lungo e travagliato, perché di solito ci vogliono 2-3 anni, e per 2-3 anni o il genitore o il figlio ha questo cappio penzolante in fianco alla testa, cioè andrà a prendere praticamente dei provvedimenti legali oppure la cosa passerà come una bravata. Quindi bisogna stare bene attenti a cosa si fa e dove lo si fa. Perché praticamente equivale a falsa identità, c'è un'opportunità diversa rispetto a quella reale. Esatto. Dopodiché c'è anche la denuncia per falsa identità su social network. Il social network dà un servizio. Io faccio un falso su un documento aziendale, perché ricordiamoci che Facebook e i social network, no, sono delle aziende dove il loro prodotto siamo noi. Loro rivenderanno i nostri dati, loro rivenderanno le nostre fotografie, loro rivenderanno i nostri link. Noi siamo il prodotto di social network. La scelta delle password richiederebbe un altro corso da un quarto d'ora. Perché? Perché ci sono dei programmi che si scaricano tranquillamente da internet, io li faccio girare su un computer e mediamente tra i 15 e i 20 minuti io entro in quel computer. Perché? Perché le password che vengono usate per i login sulla macchina locale o sui social network hanno un valore, hanno una coerenza, tipo gatto 61, ma gatto è una parola che sta su un dizionario. Ci sono dei siti negli Stati Uniti, in Australia, in giro per il mondo, che hanno dei database da circa 70-90 giga, no? Di username e password. Ma una macchina fa circa praticamente 10-12.000 computazioni al minuto. Io la metto a battere lì, finché troverà sicuramente una password abituale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché doveva essere minimo di 6 caratteri, no? Oppure Pippo, no? Oppure quello che 182. Quello che mi fa admin, no? Ecco. Bene, il mio tempo stop. Per questo talk è finito. Adesso ho circa 5 minuti. 5 minuti per le vostre domande proprio speedy come. Ma neanche. Ma vi invito comunque ad andare sul mio sito paolettopn.it o comunque tra una settimana sul sito dell'associazione PN Luca, dove troverete il link per scaricare interamente questo documento. Io qua faccio fermo. Ditemi pure. Ferma.